24 aprile del 2023, siano lodati oggi e sempre i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. Mi presento San Fedele da Sigmaringa, dal battesimo Marco, uno studioso, ebbe parecchie lauree, si fece cappuccino, sacerdote, fu mandato in Germania, andato in Germania, fu mandato in un posto in cui il protestantesimo era sovracchiante. Convertì molto e durante una predica si sentiva uno sparo, ma lui continuò la predica, ma uscendo 20 persone lo trucidarono con le loro spade. Vediamo che da 1500 a 1600. Il Vangelo di San Giovanni, capitolo sesto, versetti 22 e 29. Ma noi iniziamo da una risposta che dà Gesù, che lo cercavano, dato che era fuggito per la moltiplicazione dei pani. Verità, in verità, io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Date da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora, che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Parola del Signore, non da Dio Cristo. È una considerazione facile, perché semplice. Dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù fugge perché volevano farlo re. Lo cercano dappertutto, poi finalmente lo trovano. E sottolinea, ovviamente, ai discepoli che si lamentavano che avevano un solo pane di quelli rimasti. E Gesù chiarisce, voi vi state lamentando non perché avete mangiato dei miei pani, non per i segni, perché non avete capito niente. Tanto che dicono, allora cosa dobbiamo fare? Dovete credere a me e a colui che mi ha mandato. E dà una spiegazione, dà una precisazione. Non vi preoccupate del pane che perisce, piuttosto curatevi del pane che dura in eterno, che io vi darò. Il pane eucaristico è chiaro, non è detto in maniera esplicita, ma si capisce. Non il pane materiale, ma il pane spirituale. Il pane spirituale che alimenta la fede. Invece cosa dobbiamo fare? Credere. E come si fa a credere? Stare uniti a Gesù. I nostri fratelli separati attraverso la sola scrittura e non credendo alla presenza eucaristica. Noi cattolici crediamo alla presenza eucaristica puntata sulla parola di Dio e l'antichissima tradizione. Per le chiese antiche, non cattoliche, ma ortodosse.
ortodosse, ecco, diciamo scismatiche, ma economicamente molto simili, molto. C'è un detto siciliano: la folla fa la fede e la fede fa la folla. Cioè, possiamo dire, la parola di Dio fa la fede, la fede fa la parola di Dio. Noi sappiamo che la parola di Dio si è incarnata, tanto si è incarnata che ha escogitato un sistema molto umano, il cibo. Il cibo nel pane e nel vino non simboleggiate, ma sostanzialmente che diventano per sua autorità data ai suoi discepoli, ai suoi discepoli prediletti e sacerdoti, che diventasse il suo corpo, il suo sangue, la sua divinità, per rimanere in mezzo a noi. Un sistema non semplice, ma comprensibile a tutti, sia ai piccoli, sia ai grandi, sia a quelli che non capiscono più, ma il cibo lo capiscono, tutti lo capiscono. Quella la fantasia enorme, infinita di Dio, per dare un simile dono. Approfittiamone. L'Eucaristia nutre la fede e la fede si nutre dell'Eucaristia. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca e vi protegga. Signore faccia risplendere su voi sua volta e vi dia la sua misericordia. Io rivolgo il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente per i non credenti, specialmente per quelli che non hanno la grazia e la gioia di poter ricevere l'ostia consacrata, il vino consacrato, cioè il corpo, sangue, l'anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo.